Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, dal 7 all'11 novembre 2022. Diego e Lia escono insieme. Ci aspetta una settimana davvero imperdibile. Mentre Roberto capirà che Marina non è affatto ritornata con Fabrizio ma che, al contrario, è finita nelle sue grinfie, Riccardo sarà sempre più geloso del rapporto d'amicizia tra Nunzio e Rossella. Quest'ultima, intanto, scoprirà che i suoi genitori vogliono rendere effettivo il divorzio, mentre Micaela si renderà protagonista dell'ennesimo colpo basso verso Nico. Lunedì, 7 novembre 2022. Rossella, finalmente, intuisce la verità sulle ultime mosse dei suoi genitori: hanno chiesto il divorzio. Questa volta è ufficiale. La ragazza sperava vivamente in un loro ritorno insieme. Adesso che ha scoperto come stanno andando le cose, tutti i suoi sogni sono infranti. Nel frattempo, Nunzio continua ad orbitare attorno a Rossella. Il ragazzo non riesce proprio a rassegnarsi alla mancanza di Chiara. Riccardo mal digerisce la presenza di lui nelle sue giornate. Cresce, intanto, la consapevolezza in Ferri che Marina sia rimasta vittima della follia di Fabrizio Rosato. La sua amata non ha scoperto improvvisamente di amarlo. Tutt'altro. Deve esserle per forza capitato qualcosa. Si presenta, invece, per Diego l'occasione perfetta per chiedere a Lia Longhi di uscire insieme. La domestica accetterà? O lo vuole solo manipolare? Martedì, 8 novembre 2022. Purtroppo, non sono ancora finiti i momenti di tensione per la povera Marina tenuta in ostaggio dal perfido Fabrizio. Per fortuna, però, Roberto decide di mettersi sulle sue tracce. E decide di agire da solo, senza preventivamente avvisare né Filippo né Franco. Serena esorta suo marito a non assecondare il padre a chiedere aiuto. Termina la pazienza di Michele che, dinanzi ai comportamenti sempre più discutibili di Riccardo, decide di dire chiaramente alla figlia Rossella cosa pensa davvero del suo nuovo fidanzato. Nonostante gli sforzi di Nunzio volti ad aiutarla, la Graziani decide di affrontare da sola il dottore. Nel frattempo, prosegue per il meglio l'appuntamento galante tra Diego e Lia. I due trascorrono una bellissima serata insieme. Finiranno per baciarsi e per accorciare le distanze? Il Giordano è pazzo di lei. Mercoledì, 9 novembre 2022. Roberto, sempre più determinato ad agire da solo, si mette in cerca del possibile nascondiglio di Fabrizio. Marina, intanto, vive nuovi attimi di terrore. Ferri, sempre più infuriato, chiarisce a Franco e a Filippo di non aver bisogno del loro aiuto. Riuscirà l'uomo ad uscire indenne dalla ricerca del posto in cui il Rosato ha nascosto la Giordano? Intanto Rossella e Riccardo danno sfogo a un nuovo litigio causato dalla inguaribile gelosia dell'uomo. Crescono i momenti di tensione tra le gemelle Cirillo. Manuela soffre a causa delle recenti discussioni con la gemella e con Serena. Intanto, il piccolo Jimmy non vive bene la sua nuova situazione familiare. Fabrizio è sempre più fuori controllo. E Marina rischia veramente grosso questa volta. Ferri arriverà giusto in tempo per salvarla? Oppur per lei è la fine? Giovedì, 10 novembre 2022. Si registrano forti momenti di tensione per il piccolo Jimmy che, diviso tra la mamma e zia Manuela, si trova costretto a prendere una decisione che lo mette in gravissime difficoltà. Nel frattempo assistiamo alla conoscenza di Antonio e Manuel. Tra i due bambini, però, non sembra esserci tanta simpatia. Viola è sempre più preoccupata per l'atteggiamento di Rosa, l'ex moglie del suo agente di scorta. Damiano soffre perché i malumori che ci sono con la ex stanno avendo ripercussioni molto importanti nel suo rapporto con il figlio. Franco e Filippo capiscono che devono agire il prima possibile, prima che la furia di Fabrizio possa abbattersi anche su Roberto. Marina cerca di calmare il suo ex, ma è tutto inutile. Riccardo è molto provato dopo le ultime discussioni con la fidanzata. Michele consiglia alla figlia di chiudere. Venerdì, 11 novembre 2022. Antonio inizia ad essere geloso del tempo che Viola trascorre con il piccolo Manuel. Damiano, nel frattempo, si prepara all'ennesimo durissimo scontro con la sua ex Rosa. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro su come educare il figlio?
proseguono senza sosta i litigi tra le gemelle Cirillo, che non riescono proprio a riportare la serenità in famiglia, con conseguenze da non trascurare nella vita del bambino. All'improvviso, però, Micaela decide di agire con vendetta contro il Poggi. Roberto è ancora alla ricerca della verità e del nascondiglio di Marina. Il tempo stringe e per l'imprenditrice le speranze di potersi salvare si fanno sempre più deboli. Rossella è molto confusa. Silvia e Michele sono sempre più vicini alla data del divorzio. Lia, dopo i bellissimi momenti vissuti con Diego, decide di allontanarsi all'improvviso. Anticipazioni un posto al sole. Roberto ha finalmente l'intuizione giusta. Periodo buio per Rossella. Parte una nuova settimana in compagnia della soap partenopea che non finirà di stupirci. Tra le storyline che più ci terranno incollati al teleschermo vi è sicuramente quella legata al sequestro di Marina ad opera di Fabrizio Rosato. Di recente, il tentativo della Giordano di fuggire dal suo ex marito ha prodotto un vero e proprio impeto di follia nell'uomo, il quale si sta mostrando sempre più spietato e diabolico. E mentre l'imprenditrice risulterà completamente in balia dell'uomo, Roberto si convincerà sempre più della fine della sua love story con Marina e tenterà di dimenticarla cercando una distrazione. E ci chiediamo, in chi la troverà? Nel frattempo, Filippo correrà dal padre per confessargli la sua clamorosa scoperta, legata cioè ad un possibile riavvicinamento tra Marina e Fabrizio. In un primo momento, Ferri accoglierà la notizia con grande disperazione. Poi, successivamente, verrà colto da una intuizione geniale che rappresenterà la svolta. L'uomo, in altre parole, capirà che a Marina debba essere successo qualcosa di brutto e che non è affatto partita come gli ha fatto credere nella lettera. Poi, ripensando allo strano comportamento di Fabrizio, si metterà subito in cerca della sua amata, accusando per giunta il suo rivale di essere il responsabile sia dell'avvelenamento ai suoi danni che del rapimento di Marina. Franco e Filippo, intuite le sue mosse, tenteranno di fermarlo, invitandolo a non fare passi azzardati. Ma potranno fare ben poco. Oltre a Marina, anche per un'altra protagonista di Un posto al sole ci saranno momenti di grande tensione emotiva, anche se di lieve entità. Stiamo parlando di Rossella. Come ben sapete, dopo la partenza di Chiara Petrone per il centro di disintossicazione, Nunzio è rimasto solo a Napoli. E nella Graziani, vede una grande amica e confidente. Tutto questo non va giù a Riccardo Crovi, gelosissimo del rapporto instauratosi tra loro. Nelle prossime puntate, il dottore si lascerà andare a dei comportamenti che spaventeranno non poco Rossella, la quale, nel frattempo, verrà investita dalla notizia del divorzio tra i suoi genitori, ovvero Silvia e Michele. Momenti bui anche per Diego Giordano. Il ragazzo è sempre più preso ed affascinato dalla subdola Lia Longhi che, a Palazzo Palladini, sta cercando il tesoro della sua famiglia. A breve, il ragazzo riuscirà a strappare un appuntamento alla cameriera che, presumibilmente, accetterà solo per tenere al sicuro il suo segreto. Lia, dunque, finirà per illudere Diego solo per i propri tornaconti personali? Passiamo a Viola. Tra la professoressa ed il suo agente di scorta, Damiano Renda, ci sarà sempre più complicità. I due non riusciranno a restare distanti nemmeno un secondo. Rosa, ex moglie del poliziotto, però, non apprezzerà tutto questo e tenterà di impedire lo sbocciare di questa nuova storia d'amore. Infine, vedremo le gemelle Cirillo una contro l'altra. Manuela continuerà a soffrire per la distanza di Nico che invece non farà che pensare a Susanna ed al suo tragico destino. Micaela si mostrerà insensibile verso l'avvocato e, senza un briciolo di pietà, non esiterà a metterlo con le spalle al muro. Anticipazioni un posto al sole. Il ritorno di Cinzia Maiori. C'è aria di novità nel cast della serie partenopea. A breve, nuovi ruoli arricchiranno le storyline della soap, mentre ritorneranno alcuni volti amati del passato. Parlando di Rentrée, a breve rivedremo un personaggio femminile molto amato che, ogni volta che si rivede in quel di Napoli, è pronto a creare trame leggere e dal sapore comedy. Nello specifico, sappiamo che verrà reinserita la simpaticissima Cinzia Maiori, interpretata come sempre dall'attrice Veronica Mazza. È stata proprio l'interprete, giorni fa, a segnalare sui social il suo rientro. Non sappiamo quali saranno i motivi che la porteranno a ripresentarsi a Palazzo Palladini, ma quel che è certo è che Cinzia interagirà tantissimo con Guido, Mariella, Cotugno e Cerruti. Che cosa combinerà? La storyline che la riguarda è al momento top secret. Prossimamente vi sveleremo tutto.
anticipazioni un posto al sole. Viola non si fida di Rosa e... E adesso passiamo a Viola e Damiano. Nelle scorse puntate trasmesse su Rai 3, non vi sarà sfuggito un particolare molto interessante. L'agente di scorta ha dei problemi ancora non risolti con la sua ex moglie Rosa che, inevitabilmente, finiscono per ripercuotersi sul loro figlioletto Manuel. Nei prossimi episodi, la Bruni, dopo aver preso a cuore la situazione delicatissima che sta vivendo il poliziotto, troverà finalmente un modo per aiutarlo concretamente. Rosa, però, non apprezzerà i suoi sforzi, mostrandosi molto invidiosa. Nei giorni a seguire, inoltre, la new entry comincerà a comportarsi in maniera strana e particolare verso Viola, mentre tra Manuel ed il piccolo Antonio non sembrerà affatto nascere una bella amicizia come invece avevano preventivato i pronostici. Nuovi trambusti in arrivo per Viola dunque che, nel frattempo, proverà a concentrarsi su se stessa per metabolizzare la sparatoria che le è costata settimane e settimane d'ospedale nonché la fine del suo matrimonio con Eugenio Nicotera. Frattanto che se ne saprà di più, vi annunciamo che a vestire i panni di Rosa sarà Daniela Ioia, attrice di televisione, teatro e cinema già nota e presente in fiction come Gomorra e i Bastardi di Pizzo Falcone. Anticipazioni un posto al sole. Lia finirà solo per illudere Diego? E lungo questo interrogativo che si dipanano le ultime news riguardanti Diego e Lia. Come abbiamo potuto constatare qualche episodio fa, la storia della caccia al tesoro nascosto ha prodotto un risvolto davvero inatteso. Lia Longhi, che molti credevano essere l'artefice dell'avvelenamento ai danni di Roberto e Marina, si è fatta assumere da Ferri come cameriera solo ed esclusivamente per circolare liberamente e senza restrizioni a Palazzo Palladini. E, con il passare dei giorni, ha catturato l'attenzione di Diego Giordano che sembra essere molto interessato a lei. Lia, più volte, è riuscita ad evitare che altre persone venissero a conoscenza del vero motivo che l'ha spinta a chiedere lavoro a Ferri. Ma, come si vedrà presto, il suo castello di bugie franerà, in quanto il figlio di Raffaele la beccherà a frugare nel seminterrato di Alberto Palladini. Vistasi scoperta, la Longhi non potrà fare a meno di vuotare il sacco per non finire nei guai. E pregherà il ragazzo di non rivelare a nessuno il suo segreto. Pare che il giovane, avendo un debole per lei, finirà per accettare, garantendole il massimo riserbo intorno alla faccenda. E ci chiediamo, la Longhi sfrutterà il debole che Diego nutre per lei per condurre altre indagini? O finirà per innamorarsi anche lei del ragazzo? A breve, quest'ultimo approfitterà di un momento di vicinanza per chiedere alla cameriera di uscire a cena con lui. Vi annunciamo che la risposta sarà un sì. Ma sarà una risposta positiva, forzata o sentita. Vi anticipiamo, infine, che tra Lia e Diego assisteremo a effusioni e tenerezze. Esse, purtroppo, dureranno lo spazio di un secondo perché, quasi all'improvviso, la donna sembrerà ritrarsi. Il Giordano si sta cacciando in un guaio? La sensazione è proprio questa. Un posto al sole è pronta a stupirci con storyline sempre più avvincenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.